7.800 miliardi di messaggi scambiati attraverso Facebook soltanto nel 2012. Allora, di social network continuiamo a parlarne e ne leggiamo tanto, ma quando li nominiamo, quando nominiamo soprattutto siti come Facebook, come Twitter, come anche YouTube, cioè realtà che ci permettono di caricare informazioni, quali esse siano, e di condividerle, vogliamo anche però anzitutto partire da un quadro generale, cioè Facebook ha tagliato il traguardo di 10 anni, come abbiamo detto. Allora, queste realtà che sono diventate anche poi dei big economici incredibili, ma parliamo proprio di quanto sono diffusi, cioè le persone realmente quanto li usano. Allora, andiamo subito da Francesco Michele, a cui pongo questa domanda, non tanto per una girandola di numeri, ma per utilizzare i numeri affinché, come dire, ci aiutino a capire quanto questo fenomeno è davvero diffuso quotidianamente tra milioni, forse miliardi di persone. È così? Ci può aiutare? Intanto, secondo me, ci aiuterà subito a mettere a fuoco il contesto nel quale ci muoveremo stasera. A mio avviso, i social network in questi ultimi 10 anni hanno riscosso questo successo perché hanno introdotto un livello di innovazione davvero notevole e soprattutto perché hanno un po' riorganizzato il modello di comunicazione, di relazione e hanno dato soprattutto spazio a quella che è, diciamo, una delle istanze che in rete è maggiormente è viva, quella della condivisione della conoscenza. Se poi questi 10 anni, questa fascia temporale, noi la allarghiamo a più o meno 15 anni, ci rendiamo conto come siamo passati da una comunicazione unilaterale, dove sull'online in particolare i siti web la facevano da padrone, a una comunicazione invece molto relazionale, molto, diciamo, da conversazionale, dove prima i blog e negli ultimi 10 anni in particolare i social network hanno dato un supporto notevole. Quindi io leggerei, diciamo, questo grande successo proprio in questo fatto, nell'aver dato una risposta o perlomeno una cittadinanza dei bisogni di relazione che avevano le persone. In particolare, poi, diciamo, probabilmente il grande successo è stato quello di poter non soltanto trasporre e permettere a dei gruppi reali di continuare la loro relazione anche su terreni, chiamiamoli così, virtuali, ma soprattutto quello di creare dei gruppi di interesse tra persone che spazialmente erano lontane e che altrimenti non si sarebbero conosciute, e che si sono aggregate su degli interessi particolari. Quindi in qualche modo i social network hanno dato, hanno soddisfatto questo bisogno di condivisione di una particolare conoscenza. E soprattutto forse Facebook è stato, appunto come dicevate voi, ricordate proprio ieri ha festeggiato i suoi 10 anni dalla fondazione, uno dei primi social network che si è mosso in questa direzione, cioè permettendo una condivisione e una relazione attraverso forme, siano esse testuali o multimediali, quindi permettendo una maggiore flessibilità nei diversi linguaggi. Detto questo, che in qualche modo secondo me dà un senso sul perché questi social network hanno avuto così tanto successo, stanno avendo così tanto successo. Tu mi chiedevi qualche numero, cercherò, diciamo, di darlo sempre contestualizzandolo e non annoiando. Facebook sicuramente oggi è il social network più utilizzato. Non si hanno dei dati numerici, diciamo perlomeno degli indicatori univoci, perché un social network ne dà uno, un social network ne dà un altro. Questo dipende anche da questioni di natura commerciale. Però se noi andiamo a guardare gli utenti unici mensili, cioè gli utenti, diciamo, gli utenti attivi, cioè coloro che almeno una volta al mese accedono a Facebook, ci rendiamo conto che Facebook è diventato un qualcosa di veramente immenso, cioè 1.200.000.000 di utenti attivi mensili. Questo è un dato, diciamo, che lo potete trovare sul blog di Vincenzo Cosenza,
uno dei blogger appassionati di social network più importanti che ci sono in Italia, sul blog vincos.it. Ma Facebook è soltanto uno dei social network. Accanto poi abbiamo anche Google Plus, che è un social network creatura di Google con circa 300 milioni, a seguire Twitter e Instagram e Foursquare, tanto per darne un'idea di questo panorama immenso che se mi Sì. concedi, un ulteriore, diciamo, piccolo approfondimento. La cosa curiosa in tutto questo panorama è in Italia che noi, diciamo, alla fine del 2013 abbiamo toccato i 26 milioni di utenti attivi mensili. Ma la cosa interessante che è successa è che diciamo, nell'estate 2008 c'è stata proprio questa inversione di tendenza in cui Facebook è diventato un strumento di massa, ma dal 2008 al 2013 è successa una cosa che dal punto di vista anche sociologico è molto interessante, nonostante io sia di formazione un fisico, però è una cosa, devo dire la verità, che mi ha veramente colpito. Nel 2008 la maggior parte degli utenti avevano una fascia di età che si andava ad attestare fra i 19 e i 25 anni. Oggi invece la fascia di età più alta, più grande, è quella fra i 36 e i 45 anni. Quindi la domanda è, siccome si diceva che Facebook era il luogo per giocare, no? Allora, i diciannovenni non hanno più voglia di giocare, oppure siamo, diciamo, le persone tra i 36 e i 45 che vogliono cominciare a giocare? Questo penso che sia, diciamo, ovviamente è una provocazione, però dico, è un dato Diciamo. che secondo me. E poi dice molto, anche perché come dire, ci permetti con questi numeri che tanto hanno fatto riflettere e parlare anche i giornali, perché effettivamente si sfata un primo mito che sia solo dei giovani o dei giovanissimi Facebook, come ci hai ricordato, non è